Mauri, questa è la velocità del treno che sta andando a Milano Porta Garibaldi. Una velocità paurosa. Forse se andiamo a 30 all'ora è tanto. Arrivo. Cari amici, qua abbiamo un hotel fallito, diventato un urbex. Qua la scala col tappeto rosso, hotel Oazia, non si legge. E qua c'è purtroppo la chiusura dell'hotel. Cari amici, purtroppo tutto ha un tempo, cari amici, ogni cosa ha un tempo, come l'hotel Oazia, l'hotel Oazia, e questo è ciò che è rimasto dell'hotel Oazia. Hotel Oazia, sì Mauri, si continua. Prima milanese qui all'hotel Oazia. Se volete poi faremo un sottopasso tra poco, quando torneremo faremo un sottopasso di quelli belli. Ok. E qua c'è un bellissimo palazzo e siamo nella zona di Portavolta. In fondo di là. Ebbene Mauri, si continua. Questa volta e poi qui si va dritto verso il Parco Sempione, sì, credo. Sì, 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 sì. Andiamo dritto di qua, cari un po' amici. A piedi. Andiamo dritto di qua, cari amici, verso il Parco Sempione. Cari amici, dolcetti cinesi a 13 euro, da quanto risulta. Cosine belle cinesi. E la Cina oggi è un po' cinese sto video, a prezzi però sono questi i prezzi. La Cina ti avvicina. Una giornata un po' così al tipo giapponese ci è venuta oggi, senza volerlo. Abbiamo delle, le chiamano, chiamatele, non saprei come dire il nome giusto, tipo fontane giapponesi, cioè sono delle fontane senza acqua, irradiate dall'aria e sembrano proprio delle classiche fontane a colori, a luci colorate. E queste sono proprio tipo come se fossero fontane giapponesi. Abbiamo anche saldi naturalmente, saldi, fontane giapponesi. C'è sempre un po' carucci, però va bene lo stesso. Uno che se lo può permettere sicuramente, direi di sì, per l'amor di Dio. Bene, bene cari amici. Ci sta. A dopo. A dopo. Guardate
che bello qui con queste piantine che si muovono letteralmente nell'acqua, queste praterie di piantine che si muovono nell'acqua. Mettiamo il giro, Mauro. Qui ci sono varie, diciamo così, queste sono il fontanile, la roccia e il fontanile. La razza e il fontanile. Sono pesci, la maggior parte di storie sì, proprio delle zone nostre. Sì, benissimo, allora si comincia, Mauro, prendi la videocamera e... Cari amici, che dire, è fantastico. Siamo all'acquario di Milano, sembra di stare all'acquario di Genova. Guardate gli storioni. Questi sono gli storioni, sì. Sembra una famiglia. Il padre, la madre di là e il bambino, il piccolino. Quindi una famiglia di storioni. Questo è l'habitat degli storioni, il palafitte, qua, vedete. Si può sotto... Sotto il fiume Po. Le basse profondità del fiume Po. Del Po, Cari amici, lo storione. Sembra uno squalo. Vista di sotto, sì, sì. Ma lo storione... lo storione questo è simile... Questo è il maschio, quella lì è la femmina o il figlio? Sì, sì, questo è il maschio perché lui... tiene la famiglia, no? Sta intorno, sta attorno, si guarda attorno. La femmina è qua. Poi la femmina sta giù e poi il piccolino. Lo piccolino. Dov'è il padre? È quello là, guarda. Là, dove è andato? È sparito. Di là, guardalo là, di là. Dove? Là sulla sinistra, è andato di là. Ah, eccolo. Storione! Mica, va giù per la sabbia! Adesso si scontrano! Allora abbiamo il fatto che a Milano è pieno anche di tantissime persone. Quando andiamo a vedere una cosa a Milano c'è un sacco di gente incredibile. Guardate quanti pesciolini belli, guardate la natura. Adesso ve la mostro. Sembra di stare proprio... Mauro, riprendimi così questo giù. Bellissimo, sembra una cosa, attento, sembra una cosa tropicale. Sì, sembra di stare in un luogo tropicale. Invece siamo a Milano. E ci sono dei gusti tropicali fantastici. Qui ci sono un po' più pesci dei tropici, ma che bello! Sono questi qui, più o meno. Ecco, guarda che bello questo. Cari amici. Bene, bene, si continua, ma... Guarda, che roba, quello è il pesce pagliaccio. Sì, deve essere ecco questo. Eccolo il pesce pagliaccio, cari amici. Che roba, Tra tanti pescioloni. E qui ci vuole l'acqua sempre ricambio, proprio là. Come sì, sì. Se no ci crepano. Ecco, lei non si può tenere in una scelta così.
Bene, continuiamo. Qua dei bei pesci colorati, una vasca con pesci colorati incredibili. Lì Mauri, ho fatto vedere prima questa vasca, sono andato più avanti perché quella vasca lì c'era un sacco di gente. Ecco, io volevo dire questo, mi sono dimenticato di dire una cosa, beh, ma vale la pena dirlo adesso. Il fatto di fare video a Milano, sappiate, cari amici, implica un casino di gente attorno. Le riprese, se le vedete un pochino mosse, c'è un casino di gente, da persone adulte a addirittura bambini, che sapete bene che non si possono riprendere le riprese video, ok? C'è una privacy in Italia che non ne parliamo. Due pesciolini in coppia. Bellissima questa vasca qua. Bellissima. Bella, l'ho fatto vedere un po' con... E questi pesci enormi. Pesci enormi. Vasca di pesciolini enormi. Ah, qua sì, le Mauri, aspetta, la volo qui un attimo, due minuti, eh? Praticamente il pomodoro di mare, ecco il nome giusto, pomodoro di mare, cari amici. Dei gamberetti piccolini, se li vedete. Beh. Ma questi sono i pomodori di mare, mai visti? Pomodori di mare, allora. Si vedono. No, io pensavo al fatto. Questa è una vasca, allora, un po' buia. Sono pomodori d'acqua, però questi sono pesci che stanno a profondità. Per questo la vasca è più buia. Perché sono pesci che stanno nelle profondità oceaniche. Sì, molto progresso. Si vede lì, va che roba. Ma sembra tutti. Ma non è il pesce luna. Sembra ma quello lì non è il pesce luna, fammelo inquadrare bene, sembra pesce luna. Fammi fare un ingrandimento, cari amici, questo non è il pesce luna, io mi sbaglierò, ma mi sembra il pesce luna. Sì, Mauri, questo è il pesce luna, sì, io direi di sì, questo qui non è il pesce luna. Bene, cari amici, abbiamo visto il pesce luna. Bene, possiamo andare avanti. Qua sempre pesci dei bassi fondali. Sì, vedete? Si vede che è buio, sì, c'è un po' di luce qua, ma sono proprio pesci del fondale, vedete? Pesce luna. Il pesce luna è un pesce raro delle profondità degli oceani. Adesso il pesce luna ci fa un salutino. Pesce luna, un salutino.
vediamo che è già spento un po' le luci qua. Pesce luna. Pesce luna. Pesce luna. Eccolo qui. Da tanti e tanti amici di fiume, di lago, di tutto. Delle profondità marine. Qua invece è più la luce. Si scontrava quasi. Si scontrano quasi. La stella di mare. Sì, dov'è la stella di mare? Ah, la stella di mare. Però un video così bene, bene. Questa è una vasca più luminosa. Bene, sì. Non c'è di più. Visto che la c'ha fame. Che ci è piaciuta particolarmente. Sembra di stare a Genova. Siamo a Milano. Siamo a Genova. Siamo a Milano. Bellissimo, ci hanno fatto entrare la grande. Abbiamo. Ma che bello, ma che bello, ma che bello. Guardate, cari amici, se è andata bene oggi. Che ne dici? Che, diciamo che ogni tanto ci va bene. Per la serie poteva sempre andare peggio, invece è andata bene. Ma qua ci sono mangiati i pesci. Magari sono nascosti nelle loro. Ma guarda, quello. Cavalluccio lì, marino, ma dov'è? Quello lì cos'è? Quello ma là? No, c'è quello. No, sarà nascosto. C'è il granchio, ma non trovo. Magari non è che il granchio si è mangiato il cavalluccio marino. Vediamo di no. Eh sì. Non è che il granchio si è mangiato il cavalluccio marino, caro. C'è un vermicello strano. Si ritira! Ma il cavalluccio? Non è che è il cavalluccio che si ritira? C'è un pesciolino invisibile lì dentro. Che si ritira. Pesciolino? Pesciolino? E ha paura forse. E poi qua abbiamo un altro coso attaccato. Bene. Una razza è qui, eccola qua. Mauri, riprendimi allora con la razza. La razza? Allora, io cerco di mettermi giù. E cari amici, da lì allora con tutta. Con me è la razza. Con me è anche la razza. Cari amici, una razza, in realtà la razza ha degli anguli sulla coda i quali può pungere, quindi la razza assolutamente è quasi addomesticabile. Se andate per esempio a Genova a vedere le razze, addirittura le potete toccare le palle di Genova, però la razza ha degli aculei sul retro con i quali può pungere, sappiate questo. Quanto da vicino, ma quello lì aspetta, guarda qua questo qui, vedi che accude, guarda, ma che roba, questa qui adesso si è appoggiata sul terreno, ma sì, stanno sul fondale, vivono sul fondale, cari amici, vivono sul fondale e prendono ciò che scende sul fondale, pensate voi cari amici, prendono ciò che trovano sul fondale. La razza, Mauri, prende ciò che trova sul fondale, ciò che scende sul fondale lo mangia. Quindi mangia soprattutto pesci morti del fondale. Pensate. E questo? Questo qui con la.
che percorre la forza dell'acqua. Come si chiama qui? Ah, non lo so. Ma che pesce è? Che... che bello. Che pesce è? Boh. Realmente, cari amici, non sappiamo... Ah, la bellissima morena! È bellissima! Bellissima morena! È lunga 3 metri, senti, l'ultimo pezzo di là, un pezzo di qua, vedete? Un pezzo di qua, è bella lunga qua. Però questa qua. Prima sì, che avevo il cellulare con la luce si è messa in attacco. Realmente, sì, sì, arrivano a 3 metri anche. Ma non so, non... Prima apriva la bocchina, ecco. Forse, no. No, adesso perché non vede la luce. No, no, ma quasi apre la bocca. È una murena. Murena, apri la bocca. È una murena. Murena. Di qualcosa. La fangura. Beh, sì, in dialetto milanese. Ma la murena milanese, cosa hai detto? No, la fangura. Se gli punti la luce vedi come si vede. Vabbè, è una murena, signori miei, un po'. La murena. Benissimo, benissimo. Allora, continuiamo. Ah, hanno spento, perché fa poco bisogna uscire qua, eh. Non vorrei dire. Senta che la murena allucinante proprio lo potevamo trovare solo noi. Qui hanno spento, prima c'erano le luci, lì. Che bello! Ah, stanno per chiudere allora. Sì, perché non vabbè, dai, finché non ci buttano fuori, cari amici, rimaniamo qua. Ma questo cos'è? Lo scorfano! Uno scorfano! E lo scorfano! Questo è proprio una certa persona. Uno scorfano, è uno scorfano, mi ricordo una certa persona, però non dico no, no, dai, ma va, è uno scorfano veramente, di una nave, mia madre ci fa, la zuppa di pesce, uno scorfano, sì, una nave abbandonata, è lo scorfano, cazzo, una in un urbex, uno scorfano, sì, in un urbex, una nave abbandonata. Nave, cioè riproduce una nave abbandonata. Beh sì, vabbè, voglio no, dire. No, visto, sembra all'interno di Alistero, ho qualche idea. Siamo arrivati alla fine qua, si può dire. Sì, benissimo. Praticamente. E allora. Bene, bene. Salutiamo. Beh, noi salutiamo. Ma qua è buio totale. Allora andiamo come prima. Sì, salutiamo dalla murena. Dalla vasca della murena. Ah, cari amici! Non perdetevi, questo sono tutti i macchinari che lavorano qui ininterrottamente 24 ore su 24 per l'acqua, per far andare l'acqua. È la centrale proprio idroelettrica. Ebbene, sì, sì, sì. Era qua un po' così. Allora, arrivo. Ecco, qua. Ecco, la murena allora, va bene, dai. Allora, cari amici, la bellissima murena, ma prendi tutto, ma si vede, guarda che si vede buio, Con la murena si vede. No, la murena si vede, a te non ti si vede. Si vede così. No, si vede male, devi spostare. Qui si vede la murena si vede benissimo, te ti si vede al buio. Non so, io te lo dico. E cari amici, la murena inizia qua. Qua il musino. Poi continua di qua, vedete? Ma poi gira dietro. In realtà continua di qua. È lunga 3 metri. Tre metri di lui murena. 3 metri. Insomma, magari bella imponente, lei è sempre lì.
Allora Mauri, quanto ci è piaciuto questo luogo? Bello, è stato interessante. La giornata era partita un po' così, poi dopo niente, abbiamo recuperato venendo qua. Abbiamo recuperato alla grande. Abbiamo fatto un po' di video a Milano. Mettici qua che sono in luce, benissimo. Abbiamo fatto un po' di video a Milano, adesso ci arrechiamo a casa. Una persona che passa. E niente, tutto a posto. Cioè, oggi di 21 di gennaio 2020 direi che è tutto. È andata alla grande. Sì, dai, è andata meglio di come speravo. Ciao ciao. La murena sta andando via. Sta andando via. No. E adesso è un'immagine sconvolgente. La murena prende. Guardate com'è grande. No, ma quella non è lei. Quella è la moglie. Le murene sono due. E la murena va dalla moglie. Guarda che sono tre murene. Tre murene. Guardate, no? Qualcosa. Beh, sicuramente non ce n'è più di una. Al torrente di montagna abbiamo trovato il rospo di montagna. Vero rospo di montagna che tenta la scalata a piedi del torrente. Dalla vasca delle Croste al giorno di 21 di gennaio 2020 l'acquario di Milano, ok? Come si fosse l'acquario di Genova, dalla parte del proprio, mettete un like, iscrivetevi se potete, se volete, perché è un grande piacere. Un insetto di quelli carini, un insetto di quelli carini carini. Un insetto di quelli carini. Guardate cari amici che luogo incredibile, tra le ombre delle persone che vanno e che vengono, una razza sul muro. Stanno chiudendo l'acqua addirittura. Stanno chiudendo l'acqua della fontanella. Wow. Ti ho detto, ma cos'è questo rumore? Mauro, hanno chiuso addirittura la sera, si chiude la fontanella, si chiude l'acquario e bello, non c'è che dire. Un 2020 che inizia già da gennaio con le migliori speranze. Ecco, un 2020 che inizia già da gennaio con le migliori speranze. Niente, oggi che è il 21, è 21 martedì, 21 di gennaio del 2020, noi finiamo questo video vlog intorno a Milano e niente, direi che è stata una giornata bella, un po' frescolina ma bella. Niente. Cari amici, bei pesciolini si affannano tutti di qua. Ci sono i pesci rossi, proprio giapponesi, pesci rossi giapponesi, e vai alla grande.